diamo il benvenuto per la prima volta in questa stagione da 100 giorni da Leoni a Riccardo Conchesso. Ciao Riccardo. Ciao Fabio, buona serata a tutti. Che bello ritrovarti, come stai? Ma io sto benissimo, sono molto contento. Questa è la terza stagione in realtà in cui arrivasti in corsa, sì, è la terza, sì. E che dire, sono cambiate le cose, va? Sono cambiate. Da quando abbiamo iniziato, quella volta, era aprile del 2020, sì. Chi se lo immaginava che lì stava, no? Che ancora eravamo in una... inconsapevoli. Abbastanza. Inconsapevoli, secondo me anche no. Eravamo inconsapevoli di tutto quello che sarebbe potuto succedere. Sì, è quello, intendo, sì. Però eravamo più che consapevoli di quello che eravamo. E devo dire che è una situazione di profonda difficoltà per tutti. Alcuni di noi sono riusciti a fare quello che hanno sempre sognato di fare. Io penso che questo sia un insegnamento, ma non un insegnamento, una speranza per tanti cittadini, per tanti nostri ascoltatori che si trovano magari in alcune trappole lavorative, familiari. E secondo me far vedere o dimostrare che meno male, quando si prova a mettere un piedino, una scarpa al di fuori della propria comfort zone, magari le cose cambiano. E per me questo è successo. Bravo. Anche grazie a te, Fabio. Sai. No, vabbè, ma la cosa giusta è proprio questa, nel senso che a volte deve capitare, e questo è un evento, no, globale, eclatante, ma questo vale anche, no, per altri fatti della vita, nel senso che a volte ci deve capitare, no, quella cosa un pochino più estrema per, no, farci usare quel qualcosa di più che non avremmo usato, no? Quindi il male, anche sul concetto di male, è interessante, no? Perché il male non è mai male assoluto. Ma io, guarda, io penso sempre, guarda, questa è una cosa che mi ha insegnato una delle mie prime datrici di lavoro, e mi diceva sempre: guarda, non tutto il male viene per nuocere. Ricordi che ad ogni situazione negativa tu puoi trarne una situazione più che positiva, si riesce a cogliere ovviamente il varco o il buchetto dove infilarsi. E questo sicuramente è un grande insegnamento. Io penso anche ai miei cugini che mi hanno detto tempo fa: ti serviva il lockdown, serviva una pandemia per emergere, cioè ti serviva la smossa per far vedere quello che avevi dentro. Ma secondo me tutti quanti abbiamo qualcosa dentro che dobbiamo mostrare e a cui dare bene o male il seguito le nostre azioni, e che tanti di noi finalmente stanno facendo. Allora, tu hai girato molto anche quest'estate, hai partecipato a tanti eventi di piazza, alcuni anche insomma veramente pieni di persone, anche di belle energie. Che cosa ti porti dentro e ecco, che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Ma intanto vedere in maniera concreta, in fisica, perché loro ci vedono sempre da questa parte dello schermo, ma noi non sappiamo mai dall'altra parte realmente le facce che hanno, chi sono, le loro storie. E una delle cose che mi porto dentro è aver conosciuto davvero migliaia di persone che mi hanno raccontato appunto la loro vita, e a cui mi hanno chiesto magari consigli, ma è proprio vedere, cioè a livello concreto, l'affetto che c'è verso me, verso altri, insomma verso te, sicuramente anche Fabio, che stanno facendo questo lavoro di risveglio di massa, e vederli in maniera concreta. Guarda, ti faccio un esempio: era il 25 settembre, poco tempo fa, eravamo a Roma, una grande manifestazione, ero io e Stefano, e siamo arrivati con le nostre borselline, col tavolino con le magliette eccetera. È stato un boato in piazza appena ci hanno riconosciuto, e per me questo è stato il massimo riscontro di tutto il lavoro che abbiamo fatto. Quindi è davvero meraviglioso esserci in piazza. Io non capisco chi dice che non serve a niente essere in piazza, perché sicuramente ci si fa forza a vicenda, e abbracciare qualcuno, dare una parola in più a volte, come il tuo slogan, sai, a volte bisogna ascoltare quella voce che ti può salvare la vita o dare quella risposta, è fondamentale, e secondo me è stato davvero entusiasmante. Eh sì, è proprio così, no? A volte si basta proprio un niente, cioè per l'altro magari è un niente, ma per chi lo riceve in un determinato momento invece è il tutto. È allora, visto esatto. Che quindi tu eri lì, no, quando c'è stato il famoso intervento di Nunzia, che è stata poi da te ospite, sabato è venuta
con me Massimo, l'avevamo conosciuta proprio qui in questa trasmissione, parlando del suo libro mesi fa, e chi avrebbe immaginato che poi sarebbe diventata, no, la protagonista di tanto clamore. Ecco, visto proprio da lì che eri lì, insomma, tra i relatori, com'è stato questo momento in cui, ecco, lei dice: no, mi hanno convinta, io non volevo parlare, cioè, alla fine probabilmente lo voleva, no, però è stata, diciamo, trascinata a parlare. Ecco, come l'hai vissuta proprio da testimone diretto? Allora, adesso posso dirlo, ma noi lo sapevamo da giorni che Sì. sarebbe intervenuta. Ovviamente non potevamo dirlo per privacy, perché giustamente era da proteggere come presenza, ma noi sapevamo, c'è cioè interessamento. Tra l'altro, ti dico questa notizia, la mattina dopo ero con Stefania, sto tornando a casa e mi fa: ma Annunzia, ma io questa ragazza è la nostra associata, ci abbiamo scoperto che lei si era iscritta a San Giovanni Leone, aveva dato già la maglietta un mese prima, quindi era una persona che già ci seguiva io sono rimasto davvero esterrefatto, ma contentissimo di tutto ciò. Quindi l'ho chiamata subito, l'ho invitata ovviamente a Cedugia Leone, l'ha accettato. Però ti dico, è stato il boato di piazza più grosso e clamoroso di quella giornata. E si è parlato lei, ha parlato Zumski, hanno parlato, cioè, persone che sono spese davvero tanto in questa situazione, ma la sua partecipazione ha fatto la differenza e devo dire che ha anche dato un po' un colpo di grazia, se posso dire, ai media, perché non ne potevano assolutamente non parlarne, e quindi ci ha dato una mano, secondo me, a fare questa manifestazione di piazza. Manifestazione di piazza però che non si è tramutata, per come la vedo via, la vedo io, a livello di consensi politici poi che sono accaduti con queste elezioni. Infatti, guarda, mi hai anticipato ovviamente Infatti, immaginavo, la domanda sai che ti frega. seguente. Ecco, ci sono queste elezioni dove, correggimi se sbaglio, il candidato che è andato meglio è quello che ha dovuto farsi arrestare, cioè Ugo Esatto. Rossi a Trieste, no? Che avevamo già visto, no, in altre azioni in passato, no? Diciamo con dei video particolari. E questo video è diventato virale, no? Dell'arresto a Trieste, che è intervenuto perché era stato chiamato perché c'erano delle persone senza mascherina che lui conosceva dentro l'ufficio postale. Insomma, un impiego, insomma, veramente enorme di forze dell'ordine. Poi la scena, io non lo so se, come diceva Massimo Mazzucco, no? Cioè, se alla fine lui come dire, ha portato all'estremo la cosa proprio per, anche in chiave giustamente di consenso. Comunque alla fine ha pagato perché ha preso un più del 4%, no? A Trieste. Per il resto, insomma, c'è sicuramente un po' di delusione per altre situazioni in altre città. Allora, Ugo Rossi, guarda, ero con lui a cena l'altra sera, sono con lui a pranzo domani che sono a Trieste, perché ti do un anticipo, ma stiamo per prendere una radio in AM, Sì. è una cosa molto vintage, domani vado a Trieste proprio per definire tutto ciò. A Trieste, se non Io con sbaglio, Ugo, c'è guarda. Radio Dimensione Europea, una cosa del genere, a Sì, Trieste, sì. stiamo per vedere se riusciamo, vediamo, stiamo un po' valutando, insomma, come si sente, se ampliare, eccetera, la potenza. Allora, Ugo, guarda, ti dico, io l'ho detto anche in diretta. Non so sinceramente quanto gli abbia giovato quella cosa lì, sai, delle poste. Sì. Perché secondo me, dopo la serata della sera prima, in cui c'è stata una mega fiaccolata, migliaia di persone, secondo me, io guarda, come la vedo io, a volte è meglio, so, mettere in breme in barca, lasciarsi portare, sai, dall'affluenza del momento, insomma, dall'entusiasmo. E non so sinceramente quanto gli abbia portato livelli di consensi o in più o in meno. Secondo me non gli ha fatto un gran gioco, anche perché poi, per carità, sicuramente gli ha dato un risalto a livello nazionale, ma poi chi votava erano le persone di Trieste. E a Trieste, sai, è anche da vedere un po', come hanno reagito. Sicuramente lui era quello a cui ho sempre detto e ho sempre pensato che avuto a fare il risultato migliore, perché si è mosso in maniera, per carità, a volte come kamikaze, perché lui comunque se va avanti dritta per una situazione, lui non ha mai fatto scusa, non si è mai piegato da quel punto di vista. Può averlo premiato, di sicuro un ragazzo molto giovane, perché ha poco più di 30 anni, insomma, e questo ovviamente non ti aiuta a livello comunale, però ha fatto il risultato migliore e su questo ero convinto. Su tutti gli altri, e devo dire che c'è stata, secondo me, una grande, come si può dire, operazione mediatica nel nascondere tutto quello che succedeva, quindi non parlare mai di candidati. Però non mi sembra che le altre forze politiche, bene o male, non so, penso a Futura, penso o ad altre, ad Italexit, hanno fatto molto di più. Secondo me il discorso è questo, che chi va a votare ormai sono i militanti di alcuni partiti.
c'è una grandissima fete, questo è il dato più importante da giudicare, da prendere come fulcro per capire cosa sta succedendo. Gli italiani che hanno votato, Ugo Rossi, che ha preso i voti maggiori di 3V, per esempio, a Trieste non ha votato il 55% di persone, che è tantissimo. E quindi vuol dire che la gente non crede più nella politica. E questo è un danno che ha fatto sicuramente il 5 Stelle, ma secondo me è anche dovuto alla divisione di 1.000 partiti, micropartiti, associazioni, movimenti che non si sono compattati, ma questo in Italia è facile che succeda, in questo gioco di poteri forti che ha rivisto Letta entrare di nuovo in Parlamento, il PD, bene o male, dominare il centrodestra, eccetera, eccetera. Quindi secondo me in Italia c'è da prendere questa cosa qui e Eh sì. capovolgerla e dare una soluzione alternativa alla politica. In vista poi, perché queste, diciamo, elezioni amministrative che hanno registrato, no, un calo comunque record Clamoroso. clamoroso, bisogna vedere, ecco, se si andasse a votare, che ne so, per elezioni anticipate che non ci saranno, no, ma facciamo questa finta, probabilmente, non so, ecco, ci sarà sempre una fascia che non andrà a votare, però ecco, come dici tu, tra l'altro è un'email che oggi è arrivata che diceva proprio questo, no, non so se la ritroverò, ma eccola qui, diceva, è stata mandata anche a, l'ha mandata a noi, anche a 3V, non so perché ci ha messo, probabilmente per fare una valutazione, e lui diceva che poi non è solo 3V, nel senso è un po' un ragionamento di autenticità che fanno un po' tutti, no? Quelli che dicono, noi siamo così nella nostra purezza, no? Non possiamo unirci con questo, con questo, con questo, perché no, magari c'è qualche, così, qualche opinione, no? Che rende incompatibile l'operazione. Però se sommassimo tutti questi movimentini, da una parte sicuramente si farebbe più peso specifico, dall'altra loro direbbero, poi c'è il rischio però che quelli che poi sono eletti, no? Magari non facciano tipo 5 Guarda, Stelle. Fabio, te lo dico subito, sì, Sì. semplicemente, guarda, io purtroppo già ci credevo poco nella politica, Sì, ecco ma il banco vince sempre. Il infatti. banco vince sempre. Puoi anche essere candidato, puoi essere eletto, ma se vieni eletto vuol dire che hai dei poteri che ti seguono, vuol dire che c'è un perché che tu sei là, e ti assicuro, questa è una cosa che ho parlato con parlamentari che mi hanno detto, il giorno che ti siedi in quella cazzo di poltroncina, tu cambi. Cambi per forza, perché il giorno che tu ti siedi in quella cazzo di poltroncina, la tua testa è già cambiata. Quindi, sinceramente, provare a cambiare il sistema all'interno del sistema, a meno che sia un virus devastante, non parlo del Covid, cioè è quasi impossibile. Va creata una soluzione alternativa ai cittadini in cui poi il sistema si adatterà. Perché se porti avanti una certa percentuale di persone che diventeranno i pionieri di qualcosa di nuovo, poi il sistema si adatta, ovviamente. Insomma, quella è la soluzione. A livello politico, soprattutto in Italia, ma visto anche negli Stati Uniti con Trump, se non ce l'ha fatta lui, chi ce la fa? Cioè, l'hanno massacrato, ha vinto le elezioni, l'hanno lasciata a casa e noi siamo ancora qua a pensare alla battaglia politica. A me dispiace, però sinceramente, insomma, gli italiani hanno bisogno di qualcosa di diverso. Sì, e poi come c'è chi dice qualcuno, no? E che siamo poi nella cosiddetta post, sempre che ci sia mai stata la democrazia, comunque adesso saremmo nella post-democrazia, dove sostanzialmente formalmente rimane, no, la democrazia, che però è Ma è l'ultima arma totalmente della dittatura, la svuotata, no? democrazia. La democrazia è l'ultima arma raffinata alla dittatura. Chi lo diceva 200-300 anni fa che non ci lascerebbero mai votare se potessimo cambiare le cose? Di cosa vogliamo parlare? Abbiamo visto cosa è successo. Manifestazioni di piazza con decine di migliaia di persone mai calcolate dal sistema dei mass media. Paladini della giustizia che fino a ieri leccavano il culo ai potenti che si presentavano come nuovi oppositori. Cioè, hanno riciclato il tutto e di tutto. Brunetta che fa il fenomeno in televisione, ma di cosa dobbiamo parlare? Abbiamo fallito come cittadini e basta, ci meritiamo quello che abbiamo. Dobbiamo portare, salvare una parte di popolazione e creare qualcosa di nuovo. E gli altri si adatteranno e si adatteranno a me, perché soccomberanno in questo sistema, per come la vedo io. Eh sì, e questa è una riflessione amara, che È però è amara, anche amara. reale, Ascoltami, è cioè, il molto binario è reale, quello, eh sì. è pensi che vada quel binario. Eh sì. Cioè. Purtroppo è dura da dire. Ora, io stasera ho avuto Pietro Ratto, Sì. che non ho mai fatto, fatalità, ma siamo sempre insieme. Non so se ci sia stasera che parla No, dopo di me, no, non lo no, so. stasera no. Stasera no, però parlavamo della scuola, di come stanno indottrinando i giovani. Cioè, è allucinante quello che stanno facendo da anni. Ci siamo resi conto troppo tardi, purtroppo. Quindi c'è da salvaguardare il buono che c'è stato fatto e provare a
a resistere, ma senza perdere energie e combattere con un nemico che insomma ha delle armi molto più potenti delle nostre, poco da fare. Grazie Riccardo, 100 giorni da Leoni e ci sentiamo martedì prossimo. Grazie a te Fabio, auguro a tutti una buona serata e mi raccomando, seguite accensionleoni.it. Ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao, 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 Ciao ciao, ciao. Fabio.